La Camera ha dato l'ok al decreto semplificazioni con 442 sì, solamente la Lega ha votato contro, a favore tutti gli altri gruppi parlamentari, compresa l'Italia dei Valori, che aveva invece negato la fiducia al governo sul provvedimento. Le principali novità del decreto riguardano gli organici della scuola, la sicurezza sul lavoro, la cartella clinica elettronica e la liberalizzazione dell'ultimo miglio per la telefonia fissa. Il provvedimento passa ora in Senato in seconda lettura. Gian Claudio Bressa, nella dichiarazione di voto, ha detto che il decreto è stato fortemente migliorato grazie all'azione del PD. Tuttavia, resta un giudizio negativo su un tema che il decreto affrontava, che era la scuola, e che lascia assolutamente non risolti i problemi che ci sono. I tagli del governo Berlusconi hanno reso la scuola italiana una scuola debole, in ritardo. Siamo in ritardo rispetto a tutti i paesi dell'OCSE, davanti a noi c'è anche l'Estonia. Abbiamo bisogno di dare più risorse e maggior tempo agli insegnanti per garantire il tempo pieno, il tempo prolungato, alle sperimentazioni, la lotta alla dispersione scolastica. Questo è un tema che è rimasto irrisolto e che il Partito Democratico farà in tutti i modi per risolvere in altri modi. Approvato il decreto ambiente con 372 sì, 74 no e 17 astenuti. Il PD ha votato sì al testo sul quale il governo aveva posto la fiducia, pur non condividendolo in pieno. Roberto Morassut, nella dichiarazione di fiducia, ha detto: voteremo favorevolmente un provvedimento che abbiamo, tuttavia, contribuito a migliorare in molti punti, anche se ancora esso presenta aspetti sui quali abbiamo espresso rilievi critici sia al Senato che nel lavoro delle commissioni alla Camera, rilievi critici che manteniamo aperti e che confermiamo anche in questa occasione. Il decreto torna al Senato per l'approvazione definitiva. Alessandro Bratti evidenzia pro e contro del provvedimento. Ma di più ci piace il fatto che finalmente si indrizza una parte del mercato verso la cosiddetta chimica verde per quanto riguarda le questioni legate ai bioshopper e diciamo al mondo dell'industria chimica in generale, e favorendo riconversioni anche importanti che ci possono essere sul territorio nazionale come quelle della Sardegna o dell'Umbria. Non ci piace la parte relativa alla Campania, perché questo rafforzamento dei poteri ai commissari di fatto solleva le responsabilità del presidente Caldoro, che in questi due anni non ha fatto assolutamente nulla, insieme anche, devo dire, al sindaco di Napoli e alla provincia di Napoli. Vorrei innanzitutto rinnovare il più profondo cordoglio mio personale e dell'intero governo alla famiglia dell'ingegner Franco La Molinara e a quella del suo collega britannico Chris McManus. Queste le parole pronunciate nell'informativa urgente dal ministro degli esteri Giulio Terzi, ricordando l'uccisione dell'ingegner La Molinara. Il titolare della Farnesina ha anche riferito sui maroli arresti in India a seguito dell'incidente che il 15 febbraio ha coinvolto i militari di scorta alla petroliera Enrica Alexi. Francesco Tempestini ha espresso così la posizione del Partito Democratico. In entrambi i casi, sia sulla tragica morte dell'ingegnere La Molinara che sul caso dei due Marò ancora imprigionati in Kerala, abbiamo ribadito l'esigenza anzitutto della trasparenza, che mi pare il governo ha onorato con una relazione sufficientemente esaustiva. In secondo luogo abbiamo sottolineato, per quello che riguarda soprattutto il ruolo svolto dal governo inglese, la nostra insoddisfazione per quanto è avvenuto. Per quello che riguarda invece la questione indiana, che è ancora aperta, noi abbiamo concordato con il governo sul fatto che bisogna tenere alta la questione della giurisdizione italiana sulla materia, perché questo significherebbe evitare questo significherebbe dare un colpo mortale alla possibilità di collaborazione internazionale nella lotta alla pirateria. Da queste due vicende emerge chiaramente la necessità di un coordinamento europeo emerge la necessità di una politica estera e di difesa comune che di fronte ai nuovi grandi paesi che si muovono da protagonisti nel mondo, come italiani, come francesi, come inglesi, non ce la facciamo a reggere il confronto, dobbiamo trovare nell'Unione Europea la strada maestra.